Dovremmo esserci? Sì. Allora, come avevo appunto detto alla fine nello scorso episodio di Resident Evil 2, non c'è 2 senza 3. Ovviamente, dopo il 2 viene il 3, quindi per una questione di proseguimento di quella che è la serie, della cronologia, della canonicità, ecco, appunto della serie. Continua, no, ovviamente ci sono salvataggi passati, ma guarda, non tener conto. Il gioco, anche questo, finito e platinato, lo giocherò a standard. La serie non si basa su una determinata challenge, un finire il gioco a una difficoltà più alta. Non è una lore run, non è una narrative run, una slow run. Sarà una semplice. Giocata così anche un po' a cuor leggero di quello che è il gioco, no? Ok. Via. Darò le valutazioni su quello che è il gioco durante il gioco, appunto, proseguimento del gioco stesso, fine di tutto, finalmente iniziale. Non parlerò durante i filmati perché sti cazzi. Nella storia moderna non ricordiamo altre epidemie diffusesi così in fretta. Bombe inferocite stanno dando fuoco agli edifici. Le autorità si preparano ad altre rivolte. Stanno verificando incendi. Erano venuto nel volto completamente sfigurato dalle ferite. È stato dichiarato lo stato di emergenza. Il CDC ha isolato l'intera regione centro-occidentale degli Stati Uniti. La dedizione, l'onestà e l'integrità sono questi i reali valori che costituiscono le fondamenta dell'Umbrella Corp. È con questi principi che contribuiamo a costruire un futuro migliore per l'intera umanità. Eccoci. Allora, se posso dare una mia umilissima opinione, questa cosa è anche la prima volta che l'ho giocato, una mia umilissima opinione su quella che è questo filmato introduttivo, no? Con attori reali, secondo me è abbastanza trash, no? No, non fastidioso, però è trash, cioè insomma non l'ho trovato bellissimo quando l'ho visto la prima volta, assolutamente. Anzi, però ci sta. Umbrella? A livello del dettaglio grafico, credo che questo gioco migliori rispetto al 2. Non in maniera eccezionale, però comunque delle migliorie ci sono. E poi c'è Jill che è bellissima. Sono state critiche anche su di lei. Ora, quello che voglio dire è la Jill dei Resident Evil 3 erano poligoni, quindi capisco possa non piacere questa, ma non capisco chi dice che fa cacare. La Jill di Resident Evil 3 erano poligoni, quindi quello che probabilmente la gente andava con la fantasia, ecco perché preferiva la Jill classica, no?
La gente faceva viaggiare la fantasia. Quando hai dei poligoni, puoi immaginare. Quando hai un volto ben definito come questo, hai un tuo livello di valutazione, ti metti a dire sì, mi piace, sì, non mi piace. Quindi, comunque, parere personale è molto bella lei, non, nulla da dire. Boom. Incubo, ci sta. Eh sì. Porca zoccola. Questo incubo mi perseguita. Fra un po' a perseguitarti, sarà Altri altro. 3 giorni, poi dirò dove mi rifugio. Ottimistica. Perché lei non sa, ovviamente, però. Io so. Lei no, io sì. Ma la luce si può accendere, sì. Vabbè, qua abbiamo varie forme di documentazione. Rapporto di Jill. 26 settembre 1998. Il virus T. Presso fluidi corporei, in maniera particolare, la saliva trasmessa in seguito di un morso attraverso il contatto. Corvi o altri rapaci non ci sono. Che si sono cibati di una carcassa infetta. Non è da escludere la diffusione attraverso le vie aeree. Questa è Annette Birkin, l'abbiamo vista nel 2, no? Punti sulle indagini. Umbrella. Ambienda. Azienda farmaceutica, leader del settore. Armi biologiche in segreto. Sì. Resident Evil 3, cronologicamente, comunque, un punto di vista temporale, è parallelo a Resident Evil 2. No, forse non parallelo, ha una sua parallela. Il parallelo avviene dopo. Inizialmente dovrebbe essere addirittura un prequel a quello che succede nel 2. Perché ad un certo punto, sì, comunque c'è Carlos che raggiunge la stazione. E ancora c'è il sergente, non mi ricordo come si chiama, vivo. Quindi, guarda che pizza. Guarda lì, che cos'è? Pastina in brodo. Con schifezze. Ok, nel frigo. Bakery bread. Pane da. Qui voglio guardare il bakery bread. Non posso guardare il bakery bread? Vediamo qua se c'è un po' di pubblicità occulta. Non mi sembra. Chigi Mossi. Il bakery bread sarebbe la pasta da. Pasta da impasto. Minado spizza. Bakery bread sì, dovrebbe essere pasta da impasto. Pa impazzo, pasta da impazzo. È bella, non diciamo minchia. Ah, tra l'altro il costume quello classico. Vabbè, io lo lascerei, sinceramente. Mi piace. Non si vede nella totalità il taglio dei capelli. Dei capelli, per dire dei capezzoli. Vabbè, mi avete capito. Però quello manco si potrebbe vedere su Twitch, quindi. 28 settembre, ora 20:07. Raccoon City. Che diavolo è? Che cazzo è a quest'ora? Quest'ora. Lettera non inviata. Devo andarmene da questa città. Tra 5 giorni, augurami buona fortuna. Ok. Sti cazzo si sta ciaci. Ok, arrivo. Vengo, calma. Qua? Tubo catodico?
ma di quelli proprio vecchi vecchi. Pronto? Pronto. Sì, stai bene? Brad, cosa c'è? Brad. Senti, devi andartene da lì. C'è molto tempo. Vattene via da lì. Ora, subito. Ok, fammi prendere. Un paio di palle fammi prendere. Salve. Inizia in maniera molto aggressiva. Anche qua ad esempio questa cosa nel 2 l'ho notata, no? Con Birkin mi sembra, no? O no, forse era Mister X. Hanno questa incapacità di uccidere, cioè proprio non hanno voglia di farla finita. Qua il gioco sarebbe potuto finire immediatamente, non poteva, non sarebbe esistito Resident Evil 3. Benissimo, poteva terminare lì. Ma ha preso, mi blocca, mi uccide, fa quello che vuole, no? Invece non è andata così. Devo andarmene da qua, andiamoci da qua. Stars. Poraccio. Guarda. Questo è un Nemesis pacifico. Dai, va. Wow. Ok. Vai là. E siamo a 3 volte. In 3 diverse situazioni all'inizio mi avrebbe potuto uccidere e non l'ha fatto. Corri! Ma che fai il clamoroso? Sono morto, davvero, ti sono morto, non so come. Ma credo sia la levetta del controller che a momenti si fotte e non raggiunge l'inclinazione massima e quindi non corre per come dovrebbe. Comunque, grande figura di... Come ho fatto a morire? Okay. Ma che davvero? Vuoi correre? A meno che... Ma non c'è un tasto, io sto premendo per correre, quindi... Non ho idea di come sia potuto succedere. Ok, è successo. Bene. Cioè ad esempio, no? La tassellazione qua delle mattonelle. Oddio, se la guardi così vedi che è proprio spiaccicata. Texture è spiaccicata, però l'impatto generale non è assolutamente brutto. Credo sia migliorato rispetto al 2 graficamente, sì. Brad. Stai bene? Che cos'era? Non ne ho proprio idea. Pare che ce l'abbia con gli unici 2 stars rimasti in città. Tu e io. Io me la squaglio. Guarda Tito, più tempo passa, più siamo fottuti. Brad. Come è potuto succedere così fretta? Non lo so. Ma i casini non arrivano mai da soli. Molto peggio di Arkley. Arkley. Ehi, aspetta! Siamo qui! Dannazione! Non posso crederci. Come ha fatto l'infezione a propagarsi così? Come ha fatto? Stai attento! Brad, sei un genio, ma stare davanti a loro non mi sembra... Un genio, Brad. Cosa stava facendo? Quanti cazzo sono? Tanti. Quindi...
pensarci adesso. Dobbiamo andarcene, Brad. Avanti, G. Sappiamo come finirà. No, ti prego. Siamo ancora una squadra. Certo. Allora non mandare tutto puttane come me. Vai! Ecco, ad esempio, il destino di Brad in questo remake cambia, come cambiano un paio di cose. Se dovessi dare una valutazione al gioco, molto in poche parole, direi che è un buon gioco, è un buonissimo gioco, ma non è un buon remake. Purtroppo. Purtroppo Resident Evil 3 non è un buon remake, è un buon gioco. Buonissimo gioco, ottimo. Ah. Signore, sta bene. Salve. Indietro. Non ti avvicinare. Non ti avvicinare. Non ho sentito. Un elicottero sta venendo a salvarci. Non gliene frega nulla. Salvarci. Via, non mi muovo da qui. Esatto. Il parcheggio è qui vicino. Possiamo andarci l'unico insieme. L'unico posto sicuro è qui dentro. È qui dentro. Proiettili. Let's go. Detto parcheggio. Parcheggio detto. Good evening. Ancora non ho la mappa, infatti. Qua dove posso evitare di tirare colpi, evito. Avrei voluto fare un'altra cosa in realtà. Quanto è la vita? Normale in realtà. Questo gioco è da standard effettivamente. Ripeto, dove posso evitare di sparare evito. Se posso non spreco colpi. Su Resident Evil è sempre stato così. Meno colpi spari, meglio è. Almeno fino ai capitoli più avanzati della saga. Poi si sminchia tutto, vabbè, ma era un dettaglio. Scialta su. Boom. Serio, che bordello. Chi va là? Eccolo. Scusami. Dai. Parti cazzo. Metti a moto. Mio turno, stronzo. Tieni premuto, che tipo di quick time event è? Tieni premuto. Aia. Questa è un'intro parecchio lunga comunque. La fase introduttiva parecchio lunga del gioco. Ed eccolo in tutta la sua magnificenza. Beh, magnificenza, oddio. Guarda lì che tentatura. Ehi, tranquilla, ci sono qua io. Chi sei? Cosa stai? Sono Carlos. Ti porto via da qui. Carlos. Coraggio.
Andiamo in un posto sicuro. Mi sa che devo cambiare il mix audio perché non ho cuffie. Sì, ho le, io sto usando le cuffie, certo. Nell'audio, dico, non ho il mix audio cuffie, quindi sto sentendo in maniera strana il gioco. No, strano comunque. Forse siamo al sicuro. Lo spero. Qui portiamo i sopravvissuti. Qui dove? Stiamo usando un treno della metro come rifugio. È sicuro. Sto bene. Ehi, non mordo, sai. Ah, capisco. Andiamo. Ok, va un attimino perché qua credo che sia surround. Cuffie, esatto. Altoparlante non lo voglio. Ok, dovevo mettere uscita audio cuffie. Credo sia molto meglio. Era una merda prima, effettivamente. Vabbè. Ehi, cosa diavolo era quel mostro? Non lo so. Mai visto nulla di simile. Ma non è un zombie. Farà di tutto per raggiungere il suo. Che ci credo che non è uno zombie. Non è che non ne affrontati di sto stronzi. Tutto tuo. Sei in buone mani. Sono della divisione contromisure minacce biologiche dell'Umbrella. UBCS. Cosa? UBCS. Che cazzo hai detto? Siete voi la causa di tutto questo. Ehi, ehi, ehi. Cosa vuol dire? Stai calma. Sei libera di non fidarti. Ma io devo andare al rifugio. Vieni con me. La mappa? Ok, ora ho la mappa. Inventario, documenti. E minchiate vabbè, varie. Da questa parte. Non so quanto possa durare la serie in sé, quante streamate possano esserci, perché il gioco di per sé non è lungo. Quindi. Capitano, alla signorina serve aiuto. Che i volti sono fatti bene, cazzo. Il suo doppiaggio è osceno. Sai che è un membro d'élite della STARS, sezione speciale della polizia di Raccoon City. Si chiama qualcosa come Valentine. Sono Jill. Piacere di conoscerti, Jill. Sono Mikhail Victor, comandante del plotone dell'UBCS. Siamo stati inviati qui per soccorrere i civili. Ok. Qual è la situazione? La città è stata completamente isolata, tagliata fuori. Molte centinaia di migliaia di civili finiranno per morire. Mi correggo, trasformarsi. Beh, morire quindi. Il mio plotone ha subito ingenti perdite. Possibile per garantirne la sopravvivenza. Ringrazia il tuo datore di lavoro per questo. Sì, però stiamo facendo tutto il possibile. Se riuscissimo a far partire questo treno, potremmo far evacuare i sopravvissuti. Ma ci serve aiuto. Non possiamo farcela da soli. Va bene. Ci sto. Ma è per loro che lo faccio. Non per voi. Oh, ehi. Bene, siamo sulla stessa barca. Grazie, Jill. Ok, superstar. Superstar. Servirà per tenerci in contatto. So cos'è la radio. Dura la ragazza. Stabiliamo le priorità. Le priorità è che lo so. Sali al piano di sopra, troverai dei rifornimenti. Ho giocato. Cosa sto facendo? Ah, ok. Vabbè, manuale UBCS per creare munizioni come in tutti. Come in tutti nel 2. Capo di battaglia, restate senza munizioni. La vostra arma sarà utile come un buco di culo sul gomito. Ora voi ditemi quanto può essere utile un buco di culo sul gomito. Proiettili 9 mm, 2 polvere da sparo, proiettili di sparo, più proiettili di sparo, quella là 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 là. Fucile d'assalto. Fucile d'assalto, cartucce per fucile, impazzisco. Proiettili in magnum, polvere da sparo, gialla per 2. Tutte robe che conosco.
Articolo di giornale scandalistico. Non leggerò mai tutto. I cannibali sono tra noi, la verità. I zombie sono tra noi. I morti che camminano. Chi è? Sono ancora io. Sei già uscita? Ci sono quasi. Qual è il piano? Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari. Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro? Il vecchio. E come dovrei fare? Devi prima ripristinare la corrente. Ti guiderò fino alla sottostazione quando sarai in strada. Ricevuto. Vado subito. Guarda le erbette. Pianta verde. Pianta verde. Ora mixiamo su. Lo so. Si sa mai. Cosa c'è? Polvere da sparo. Polvere da sparo. Esatto. Coltello c'è? Sì. Qua già di una differenza a livello di gameplay è la presenza del coltello infinito, che a me piace. A me piace. Alla fine. Forse potrei riuscire a farlo funzionare se solo trovassi qualcosa da infilarci. If you know what I mean. Manuel UBCS per mischiare le piante. Qua sappiamo tutti come mischiare le piante. Miscela discretamente efficace. Massima efficacia. Spray medico. Vabbè, lo spray medico è la definitive cura. Mettiamola così. Borsello. Cazzo. Allora, praticamente questi borselli in più che io ora ho preso. Qua io ho un paio di cose che non prenderò come nel 2. Questi borselli che ho preso ora non fanno parte di questo tratto di gioco. Si ottengono, vabbè, terminando il gioco, sbloccando il negozio e poi comprandoli. Quindi non credo adesso che 4 spazi dell'inventario debbano decretare la 4 squazzi 4 spazi in più nell'inventario possono dare fastidio alla fine. Di base non ci sono questi 4 spazi in più. Ora ci sono, ma sti cazzi, non avevo previsto in passato l'idea di far partire questa serie, quindi bella per me. Quindi qua ci sono i vari salvataggi passati da non tener conto. Qua salviamo sopra. Ho finito il gioco d'inferno, sì. È stata dura, ma alla fine ci sono riuscito. Altre robe qua? No, vabbè, dovrebbe. Sì, questa la devo aprire. E poi. No, basta, ok. E qua entriamo nel vivo dell'azione. Altri sopravvissuti. Dobbiamo far ripartire il treno. Salve. Porca miseria, perché l'audio a volte sfasa? Bella mira di merda, mi ritrovo. Due. Tre. Ok. Quindi. Appunto, sto giocando a standard, quindi. Le risorse non sono né troppe, ma nemmeno poche. Quindi è un giusto. Merda secca. C'è un giusto. Mi trovassi con sta mira de merda, magari. Si vede che di base non sono un giocatore da FPS. Non ho capito perché fa sto scattino maledetto a volte. Lui credo sia andato, però l'amico Fritz qua. Esatto.
Ora credo sia andato pure lui. Sì. Cittadini di Raccoon City, siete tutti fottuti. Qua non posso aprire. Polvere da sparo, che no, ok. Carlos, sono nella strada principale, che faccio? Mi attacco. Vedi grossa tralice? È la sottostazione. Per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua destra. Intendi forse il vicolo in fiamme? Forse. Un tipo come te è abituato alle situazioni scottanti, no? Vicolo in fiamme. Attualmente silenzio, attualmente è inaccessibile. Che appunto bisogna di spegnere il fire. Fortissimi questi zombie. Aveva gli occhi di fuori, aveva. Calma. E così ce ne liberiamo molto velocemente, molto facilmente. Merda. No, dove stanno andando i colpi? Che lo sapevo io. Come on. Perché non ho finito i colpi io? Nella pratica sì, li ho finiti. Io non sto vedendo tipo nulla. La luminosità è bassissima. Wait a second. Campo visivo. Perché non è al massimo il campo visivo? Appena visibile, infatti non vedo una ciosba. Temo che così è appena visibile. Sinistra. Scusate per questi... Ok, molto meglio. Scusate per questi cambiamenti in live, ma effettivamente non mi ero accorto della... Porca puttana! Stavo parlando e voi mi interrompete. Io mi incazzo. Altri? Che cos'è sto bordello? Ah, una radio. Ma comunque ora molto meglio a livello visivo. Non vedevo nulla prima. Porta gioie. Sì. Credo sia vuoto considerando il nome. No, invece. Avete capito la battuta. Erbetta verde che io combinerò intanto. Intanto facciamo questa, potrei andarla già a mettere, però. Questa la vado a mettere ora. Ok. Tra l'altro, io credo che Resident Evil 3 Remake sia più semplice del 2. Non so se... Probabilmente sempre in base all'esperienza del 2 risulta poi più semplice il 3.
Le meccaniche sono quelle comunque, quindi... Anzi, questa meccanica qua favorisce di molto il gameplay. La possibilità di schivare e di caricare cazzotti con Carlos. Granata. Queste sono OP. Le granate sono OP, quindi servirà in momenti prestabiliti. La tengo perché non si sa mai, però sono veramente forti. Non so se equivalgono ad un colpo di lanciarazzi, ma siamo lì vicini con il danno, quindi sono abbastanza rotte. Adesso intanto io passerei a destra. Su. Qua è azzurro, vabbè. Bello vedere qua il tutto azzurro. Vuol dire che ti stai comportando bene. Un'altra erbetta rossa, ma cominciamo con il sovrabbondare. Non mi ero accorto ci fosse il barile là dietro, sparavo molto prima. Polvere da sparo. Riduciamo lo spazio. Una shortcut che non credo utilizzerò mai in realtà. Potrebbe essere utile, ma... Occhio qua. Dovrebbe esserci un ragazzaccio. Esatto. Che cazzarola di mira mi ritrovo? Oh, è incredibile! Morice. È andato? No. Ok, è andato. Bello il coltello. Diario proprietario della farmacia. Questo è per... Esatto. La combinazione che la trovo... Da trovare nella farmacia. Polvere da sparo. Direi che ci possiamo muovere. Quindi, proiettili. Sì, 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 credo sia più semplice rispetto comunque al 2. Il 2 a tratti è più punitivo. Le fogne sono punitive, tanto. Anche la mia mira è punitiva. Non ci devo credere. Trelliscio. Porca puttana, vuoi smetterla? Ma ti movimenti... No, vabbè, raga. Oh, questa serie di puttanate è stata un'opera d'arte. È stata da incorniciare. I movimenti perfetti che ha fatto con la testa per non farsi colpire sono da incorniciare. Poi sono anche un po' rincoglioniti. Niente. Ok. Oh, movimenti incredibili. È andato? Beh. Dov'è? Dove è andato? Dove cazzo era? Guarda. No, no, non è lui. Che fa? Scappi. No, non è lui forse. No, è lui, è lui, è lui. Guarda, guarda i movimenti incredibili. Oh, oh, vabbè. Cioè devo calcolare dove va a finire la testa per sparare. Mi ha fatto buttare una quantità di risorse.
di munizioni. E che sta guardando. Culo va. Aspetta, 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 vado subito, vado subito. Non si scomodi, signora. Qual è la password? Nove sinistra, tre destra, sette sinistra, wonderful. It's wonderful, it's wonderful, it's... Mi sono scordato la password. Tutti cattivissimi, ehi. Via! Ok, credo sia andata. 9 sinistra, 3 destra, 7 sinistra. 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 9 sinistra, 3 trentine, interno a Trento, trottellando, tutte 33 entrate. No, com'era? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mirino. Che non ho capito se influisce effettivamente sulla pistola. Più preciso, cioè, effettivamente più preciso, boh. Ah, okay. Penso di aver capito. Il reticolo si chiude molto prima, è vero. Molto prima. Molto prima. Mi piace. È uno sballo. Mi piace davvero tanto. Facciamo le cose in ordine. Salve. Dove stai andando? Ma che è? Oh, vedo niente con la luce. Non ho grandissima mira. È andato. Me ne rendo conto. It's wonderful, it's one manichetta incendio. Qua mi serve il lucchetto, il lockpick. Granata, importante, polvere da sparo. Noto operaio. Tagliare la catena, sì, vabbè, ho bisogno della tronchessa. Esatto, per il pompazzo, per l'Olimpia. Questi devono essere gli uffici della moto. Sì. Lucchetto. Kite Bros Railway. Tratta da percorrere, sì, qua quando... Niente, vi faccio il riassunto di quello che c'è scritto in maniera molto... incasinato in quel documento. C'è scritto che devo prima ovviamente ripristinare la corrente e poi impostare la tratta da percorrere. Incasinato. Non è manco incasinato. C'è scritto in maniera molto semplice in realtà. La faccio io incasinata la cosa. La cossa. Venghino. So come and get it. Munizioni. E il rosso per quale, per quella porta mi sa che è aperta questa porta? No, è chiusa perché anche qua ci vuole la tronchessa. Exactement. Porca di merda, mi sono cacavato sotto. Porca di merda. Potrei evitare di... Evitare di sparare colpi. Ah, io ho capito il motivo. Praticamente ho
nella velocità del reticolo. Mi sa che è molto alta la velocità del reticolo. Quindi quando esco da... Esatto, guarda quanto cacchiarolo è veloce. Quando esco quindi dalla sfera, no? Della mira assistita, il corpo, non c'è il rallentamento, prende quella velocità. E quindi una velocità assurda da gestire ad un certo punto. Non lo rallento perché mi trovo molto bene in passato, mi devo semplicemente riabituare. Tutto qui. L'abitudine. Questo gioco è molto lineare comunque. Se uno deve fare una critica... Sì, è molto lineare. Molto, estremamente. Molto di più di Resident Evil 2. Resident Evil 2 ha una fase... C'è tutto un backtracking su Resident Evil 2 che qua non esiste. Che per carità può piacere e non piacere. Non ne faccio una colpa al gioco. Ci sta. Ci sta. Riconosco e dico va bene, non... ci sta. Ok, qua si trovano le tronchesse. La tronchessa. Perché ho detto le tronchesse? Le tronchesse. Le tronchesi. Le tronchesse. Cos'è la tronchessi? Andiamo a tronchessare tutto quindi a questo punto. Ovvero. C'è qualcuno qui. Sì, ma non è il momento. Ecco, facciamo questo backtracking. Mentre che ci siamo. Quindi, cosa posso aprire esattamente? Aspetta, lucchetto intende... Queste sono catene. Questo sì. Porta gioie. Un altro. Gemma blu. Nel blu. Dipinto di blu. Spremedico. Felice di stare lassù. Polvere di qualità gialla. Io a questo punto questa la terrei per colpi del pompa. Se evito di sparare l'asfalto dovrebbe essere non è vero. Ora è andato. Dicevo, se evito di sparare l'asfalto muoiono, ovvio. E sparo l'asfalto. Qua è tutto lootato, sì. Calcio retrattile. Fucile a pompa. Che andremo a prendere a sto punto. Sti cazzi. Ma si è alzato? Ma sei te? Ma come ti sei permesso? Ma stai giù. Ma ancora sei vivo? No, è andato. Quindi questa... Chi gliel'ha data questa autorità di alzarsi? Non ho capito. Allora, qua dovrebbe esserci un armadietto. No, però c'è un lucchetto. Questa si apre con... Esatto. Tronchesi. Lui è... Lui sta meglio di me. Questa è una botta di culo importante.
Qua stanno pranzando. Ho sentito passi a sinistra, mi sono cacato sotto. Non so perché ho sentito passi nell'orecchio, nella cuffia di sinistra. Ho detto è la fine. E invece tutto nella norma. Dovevo posare lo spray medico e non l'ho fatto. Lo farò a breve, vuol dire. Andiamo. Lo sta? Eccola la meraviglia. Fucile M3 da combinare con il calcio retrattile. Che cosa dava il calcio retrattile? Boh, che cavolo se lo ricordo. Quindi adesso mi sa proprio. Arca miseria, ovviamente scatta quell'evento. Prendo il pompa. Dai. È andato? Si è andato? Stiamo puzzicando il culo, è andato. Puzzica! Volevo posare la roba io. Di qua, genio. Questo cos'è? Ah, Moon's Donuts, dove c'è il lucchetto, ok. Puzzica, senti un po'. Via. Volendo a breve potrei trovare. Potrei trovare polvere da sparo normale, cioè. Ah, ma scusate, aspettate un attimo, perché io sto notando un fail clamoroso nel titolo. Cioè, manca tutta. Porca miseria. E questo è il bello della diretta, gli errori della diretta. Rimedio subito. No. No. Ok. Tutto ok? Sì. Avevo fatto una piccola stronzata. Avevo fatto una piccola disattenzione nel titolo. Sistemato. Possiamo continuare tranquillamente. Dovrei poter buttare le tronchesi ora, giusto? Perfetto! Bella questa cosa. Sei della UBCS? Sì, fai piano. Ehi, non guardarmi così, ok? Non sono infetto. Ok, fammi vedere. No, non aspetta! Che cazzo hai fatto? Povero. Era infetto. Ma non potevi saperlo! Che rammolliti gli stessi. Ecco perché siete quasi tutti morti. E tu chi cazzo sei? Uno stronzo sei. Si sarebbe trasformato. Hai intenzione di morire giovane per caso? Torna subito alla stazione della metro. Ma questi della UBCS sono tutti russi poi. Tutti dei paesi dell'est. E vabbè, è andata così, mi dispiace. Diario di allenamento. 91 kg, 12 giri di campo, 2 circuiti. Ah, tiro al bersaglio.
365 metri, 5 errori. 548 metri. 48. 48 metri. 48 metri. 48, sì. 2 errori. 548 metri, 2 errori. 0 errori. Lo stesso tizio è un campione. Era. Pace all'anima sua. Che stronzo, Nicolai. Munizioni. Diario di un soldato BCS. Povero. È andata male. Avviso dell'elettricista. Ok, ma abbiamo capito anche da prima questa cosa. E qua ci sono i nemici più forti della storia dei videogiochi. Perché cani, sì, confermo, sono i nemici più forti della storia dei videogiochi, punto. Senza grandi se, senza ma, sono loro, sono i cani di merda. Particolare quelli di Resident Evil. Un attimo, qua sistemo il cavo delle cuffie perché mi sta strozzando. Qua c'è qualcosa, esatto. Polvere da sparo finalmente. Ah. What a satisfying thing. Allora, qua abbiamo amici. Qua abbiamo compagnia, esatto. Mi ritrovo con una mira di merda. E lo so. Ed è vivo. No, signora, no, signora. Io non vedo tipo nulla, no? Ve lo posso dire? Sono contento sia andata così. Non mi ha dato fastidio intanto farmi colpire dalla signora la prima volta. La prima signora. E di conseguenza, per farmi ricolpire, non ho premuto nemmeno X qua. Non ho posto resistenza, ho detto uccidimi, basta. Adesso che lo sappiamo, purtroppo mi devo riabituare al reticolo. Poi hanno sti movimenti di merda imprevedibili. Ma vuoi smettere? Ma c'è qualcun altro lì? Ma che cos'hanno? Non l'ho capito. Ma prendono poase, signori. Jill. Porca miseria. Crepa, ti prego. No, ok, ok, lei è andata. C'è qualcun altro. Lei no. Ma se la colpisco con... No, lei è sempre fortissima. Porca puttana, mi hanno chiuso. Ma hanno tipo bloccato. Sapete cosa mi dà fastidio qua? Mi sono fatto colpire troppe volte a caso. A caso, stupidamente, mi hanno colpito. Sti cazzi. Questa non è una run perfetta. Non sarà mai. Ma ci sta. L'errore fa parte del gioco. Altro porcello. Quindi già siamo messi abbastanza bene con... Qua potrebbe esserci un'erbetta verte singolo. Verte
verde singola. Riattivare i quattro sezionatori. Sta parte è una grande rottura di coglioni. Allora, non c'è nella versione non remake, non remastered, no, remake, no, non remastered. Non c'è. E quindi è una cosa. Una parte nuova comunque, una parte anche particolare se vogliamo. Però si ferma qua il gioco. Cioè, di novità effettivamente quello che offre il remake. Cioè, questa parte che sta per venire ora è la parte dell'ospedale. Boh, non credo che sia Non voglio neanche abbastanza. pensarci. Una puzza di non voglio neanche pensarci, ho capito. Usate le piante verdi. Schifo sta cosa. Le larve giù per la gola. Allora, io queste non le combino per una questione strategica. Circolare interna. Grimaldello. Che ha sto tizio. Per fammi vedere un attimo di qua che c'è. Esatto. Colpi. Poraccio. Cioè, poracci tutti in realtà. Non solo lui. Ah! Custodia. Oh mio Dio. Ed ecco il leggendario Grimaldello di Gigil. Gigil. Io adesso non sono un esperto, ma non ho idea di come si possa sopravvivere ad una cosa del genere, cioè anche solo lo shock, no? Devo vomitare. Qua. Ecco. Fai pure. Anche solo lo shock, dicevo. Cioè, mi pare strano. Che merda. E mo dobbiamo essere molto veloci. Sta parte è proprio una rottura di coglioni immensa. Più veloce sono, meglio è. Più la mia mira. Vabbè. Meno la mia mira mi tradisce, meglio è. Volevo dire. Per favore. Ok. Molta calma, Jill. Non le uso fino a quando sto sbagliando strada. Sto sbagliando tutto. Sbagliato tutto. Sempre di qua la strada, Antonio. Imbecille. Ok, sali. Appunti di Chad. Sono nella merda. La descrizione perfetta della situazione, sono nella merda. Altri tre ne devo attivare. Uno dovrebbe essere a destra. Sì, ma qua c'è gente, sento passi e passi, vabbè. Sento sti schifi più che passi. Siamo a due. Cazzarola. Ah, l'altro era là comunque. Mi devo liberare di questi. Ok. Via. Lo sento. Qua è l'ultimo. No, ho sbagliato. L'ho cannato. Suca.
Quella è la schivata perfetta. Me l'ha messo. Me l'ha messo dentro. Porca puttana. No, ma non è però che ha il diritto di colpirmi. Via. Quante? Due. Ah. Non dirò pulito perché non è venuta pulita sta cosa, okay. Però rimane solo l'interruttore principale. Sti cazzi. Prendi questo. Acchiappa. Carlos, qui Jill. Ho ripristinato la corrente. Ho ripristinato l'ordine. Ora tocca al sistema di controllo dei treni. Dovrebbe essere negli uffici della metro. Sì, ho presente l'edificio. Ottimo. Un ultimo sforzo. Ben fatto, Zucchero. Piantala. Ben fatto, Zucchero. E l'audio che cazzo la fa? Mamma mia, mi affogo con le cuffie. Oh. Porca miseria. Proiettili. Adesso posso tornare dove ho effettivamente. Esatto. Stupido. Dove devo appunto ricalibrare la tratta. Caricatore maggiorato. Questa è cosa buona e giusta. Esatto. Ma corriamo perché comunque è abbastanza incazzato lui. Ok. Carlos, quel mostro è ancora vivo. Mi stai seguendo? Cosa? Presto, torna alla stazione. No, sì. Prima devo ripristinare il sistema. Sì. Muoviti, ok. Qua apriamo tutte queste porte. Cioè porte, armadietti, porte. Ok. Via via. Non facciamo caso. Salve. Dai. T'ho fregato, sì. T'ho fregato, sì. Troppo big brain. No, 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 stavo scherzando. Tana per me, non puoi fare, non puoi entrare qua. Finiscila. Non credo possa arrivare qua. Porca puttana, può arrivare benissimo. Non credevo potesse entrare qua dentro. A Moon's Donuts. Ma tipo qua come sono combinato? Orologio, lucchetto. E poi ci devo ritornare là effettivamente. Polvere da sparo, qualità farmacia. Farmacia. Ma farmacia sarebbe quella acqua cure. Che l'audio scompare a volte. Aspetta. Ma non era prevista questa roba.
Ci muoviamo? Ok. Ma farmacia, ripeto. Bah. Vuol dire che mi sono perso qualcosa. Purtroppo. Un altro spray medico. Porca miseria. Sono nella sala di controllo. Eccoci. Adesso... Bene, devi impostare il percorso. Ok, dammi un minuto. Allora. Qual è la destinazione? Il treno è fermo a Redstone Street. Dobbiamo raggiungere Fox Park Station. Fox Park Station, riesci, quindi. Sì, sì, sì. Ehi, sono una superstar. Consideralo. Fast Avenue sarebbe. C'è scritto quali sono? Redstone, ok. Fast Avenue 02. Aspetta. Tanto fammi mettere Fast Avenue 02. Fammi vedere un attimo. 02. Poi devo mettere, così lo guardo. Poi Raccoon Central Station 03 e Saint Michel Clock Tower 02. Quindi Raccoon Central. Ra 03 Saint Michel Station 02. Sa 02. Percorso valido. Esatto. Carlos, sono io. Ho impostato il percorso. Jill, sei fantastica. È dura a morire, direi. È dura a morire. Noi controlliamo che il treno sia pronto a partire. Oddio, adesso ci stanno quei cosi immortali. Cosa ho dimenticato qua? Ah, lucchetto. Ok. Munizioni bomba che cominciano a diventare tante in realtà. Ora c'è uno sicuro. Esattamente. Ma cosa? Queste cose sono una bella rottura adesso, Jill. Ma sono una bella rottura perché sono praticamente immortali. Cioè, non peraltro. Una gran rottura di coglioni, veramente. Ah, la farmacia sta là. C'è roba che non ho preso. Sacrifico una granata. Sacrifichiamo la granata. Credo sia un sacrificio valido, no? Vediamo. Dov'era sta polvere? Ah, ecco dov'era. Ripeto, come sacrificio. Che cazzo parla? Qua posso benissimo evitare. Ah, salve. Tanto si sentono suoni osceni. Tu che dici? Ma io ho premuto per... Non per morire. Cioè, ho premuto, ma non per morire. Nel senso, ho premuto, sì, per salvarmi. Direi corri, no? Jill. Stiamo molto calmi. Oddio che due coglioni che sei. E vai via. Calma, dai. Dai, Nemesis. Dai che...
Che cosa stai facendo qua tu? Ma che cazzo ci fai, Luca? Ma che, si è teletrasportato? Ah, così sono tutti bravi, scusa, ma che discorso fa? Cioè, in quel modo sono tutti bravi, quindi. Mamma mia, qua. Il timing. Ma non sono contento di come è andata in realtà, perché mi ha fatto buttare una serie di risorse che avrei voluto evitare di buttare. No, ma sono un cazzone pieno d'acqua io. Ma pieno. Cioè, ho dimenticato di aprire completamente. Ora non posso neanche più farlo. Se torno indietro, no? Domanda. Sti cazzi, facciamola più complicata. Che vi devo dire? Perché praticamente ho dimenticato a prendere l'ultima gemma. Bello della diretta. Le minchiate che possono succedere in live. E quindi io sono con un pezzo in meno ora nell'arma. Bel lavoro, Superstar. Sono colpito. Siamo pronti? Sì, quasi. Ma ci servono altri 30 o 40 minuti. Nicolai, come procede? La città brulica di quelle creature. Non potremo farci strada a forza. Che ci fa lei qui? Ci aiuta a far ripartire il treno. Non abbiamo bisogno di pesi morti. Non ci è d'aiuto. Non sa quando premere il grilletto. Ehi, stai calmo. Ti farà ammazzare. Ti farà ammazzare. Devi scusarlo. Sono tutti un po' stressati. Ehi là. Attenzione. Ancora lui. Ovviamente. È Mickey. Lo porto via da qui. Aspetta. Perché lei deve fare l'eroina del cazzo, ovviamente. No, guarda, te lo meriti tutto, Jill. Sono stanca, ti vaffanculo, non ce lo metti. Uso un medikit, che disonore. Adesso potrebbe andare. Vieni. Ha lasciato qualcosa? Sì. Che cos'è questa volta? Cartucce per fucile. Muoviti, Jill, muoviti. E apri, cazzi. Bidoncino. Botola. Dai. Oh. Il mio luogo preferito, le fogne. Bene. Oh, basta con questa musica, l'abbiamo finito? Ah, vuoi finire? Abbiamo finito, dai. Dai. Con calma. Boom, basta, basta, dai. Beh, mi sto strozzando con le cuffie, incredibile. Con i cavi qua. Devo trovare una via d'uscita. Una via d'uscita che direi che troveremo nella prossima parte, perché qua mi sono anche un po' rotto. Qua, mappa delle fogne. Una mappa dell'area. Sì. Perfetto. Proiettili. Cartucce. Possiamo un po' di. Maria. Ecco. Quello che dicevo. Ora c'è un sovrabbondare di risorse. Si passa dal niente al tutto. Via. Via. Tu vai qua.
e basta. Salvo. E se salutiamo. Quindi. Dalla... chiudere la bocca entro le mosche. Dalla superstar Jill e dalla sua pistola senza un pezzo in più che avrei dovuto avere in questo momento, da Fulmicotone e da Gruppa Games è tutto. Quanta incazzata. Ah, aiuto, chi è? Oh, c'è una cosa sopra. Alla prossima.